salve a tutti, come state? Spero bene. Io ringrazio il Comune di Snello per avermi invitato a questo incontro che facciamo in occasione della Sagra delle Verdure, per parlarvi brevemente dell'importanza delle fibre contenute nelle verdure, più in generale chiaramente in anche altri alimenti come legumi, ma in questo caso in alcune verdure e nelle verdure, per l'importanza che ricoprono nel nutrire quelli che sono i piccoli batteri buoni che popolano il nostro intestino. Allora, partiamo prima di tutto dal presupposto che noi non siamo soli, quindi nonostante in certe giornate possiamo sentirci tristi e solitari, dobbiamo sapere che con noi vivono una miriade di microrganismi, virus, funghi, ma anche batteri, che specialmente popolano il nostro apparato gastrointestinale, in particolar modo il nostro intestino. Quindi sono dei batteri che partecipano alla funzionalità e alla funzione fisiologica del nostro sistema digerente. In particolar modo, ha detto prima appunto, nel nostro intestino ci sono una serie di batteri buoni che potenziano l'attività degli enterociti, cioè delle cellule che compongono i tratti del nostro intestino, cercano di mantenere un equilibrio con, diciamo, i concorrenti, che sono i batteri cattivi, quindi svolgono un ruolo fondamentale nella nostra vita, nella nostra fisiologia, ma anche nelle nostre patologie. Perché è stato accertato attraverso studi ormai sempre più, accettati, sempre più validati, che una alterazione del nostro microbiota, cioè della componente dei batteri buoni, può determinare una serie di patologie a livello intestinale, ma anche a livello sistemico. Ora, questi batteri buoni popolano il nostro intestino, ma chiaramente devono nutrirsi, devono alimentarsi, devono ricavare quella forza da qualche alimento, no? Allora, gli alimenti principali che nutrono il nostro microbiota sono le fibre. Le fibre contenute all'interno di numerose specie di vegetali, tra cui appunto le verdure. Abbiamo una serie di fibre che nutrono i piccoli batteri, come per esempio l'inulina, i GOS, vari polisaccaridi. Abbiamo altre molecole come gli antiossidanti, contenuti appunto anche in numerosissime specie vegetali, che svolgono un'azione prebiotica, appunto si dice, cioè un'azione di nutrimento, un'azione di una capacità di nutrire questi batteri, che una volta raggiunte appunto i vari tratti dell'intestino, questi batteri appunto ne fanno uso a proprio consumo, ma producono dalla loro digestione anche delle molecole importantissime che anch'esse partecipano alla funzionalità intestinale. È importante questo concetto perché alla base di una dieta mediterranea abbiamo appunto un consumo quotidiano di verdure. Basti pensare ai carciofi, basti pensare agli spinaci, agli asparagi, tutta una serie di verdure che anche nel nostro territorio fanno da padroni e quindi, come dire, ci aiutano a vivere una vita un po' più equilibrata da un punto di vista della salute. E, come dicevo prima, numerosi studi stanno convergendo sul ruolo del microbiota, che appunto sul ruolo del microbiota nella gestione di numerose patologie, anche patologie o disfunzioni del sistema nervoso centrale, perché il nostro intestino, diciamo, è un organo a parte che è collegato attraverso innervazioni, ma non soltanto attraverso innervazioni, è molto vascolarizzato, quindi è molto a stretto contatto con il flusso sanguigno, con tutti i distretti del nostro corpo. Quindi avere un intestino in salute, un intestino poco permeabile a una serie di sostanze deleterie, chiaramente è un punto importante, un tratto importante della nostra vita. E proprio ci sono questi batteri buoni che sono, come dire, a baluardo della funzionalità intestinale. Quindi l'alimentazione gioca un ruolo fondamentale nel loro nutrimento, ma anche nel nostro nutrimento, nella nostra nutrizione. Un consumo quotidiano di verdure locali, anche a chilometro zero, quindi senza pesticidi, di verdure fresche,
di stagione contribuisce alla nostra salute, alla salute dei piccoli nostri amici che ci proteggono da una serie di eventi biologici, biochimici nefasti. Questo era il mio piccolo contributo a questa giornata. Spero di poter essere presente fisicamente. Ormai ci auguriamo tutti che dalla prossima estate possiamo ritornare alle nostre vite e quindi rincontrarci nella bellissima Isnello, che sin dall'inizio, insomma, mi ha dato la possibilità di parlare e di parlarvi di salute legata alla nutrizione. A presto!